Ma buongiorno e bentornati nella Tana della Volpe. Allora, scusate il raffreddore, è andata così e ce lo teniamo. Pazienza. Due, solito mood sfocato perché in effetti sono un po' affaticata, non ho modo di riuscire a impostare veramente un set fatto come si deve. Ma vorrei tornare a parlarvi di libri. Ancora un attimo, così nelle varie interviste, nelle varie cose che vedrete in questo periodo, torno a parlare di libri. E in particolare oggi parliamo del gioco dell'universo. Allora, come sempre, non avendolo sotto mano ma avendolo in formato ebook, appunto, vi faccio fluttuare il libro in questa posizione. Di che cosa parla il gioco dell'universo? Innanzitutto vi leggo il titolo completo che è Il gioco dell'universo, un padre, una figlia e il sogno della scrittura. Come vedete dalla cover, l'autrice è Dacia Maraini con Fosco Maraini ed è un'opera edita da La Nave di Teseo, pubblicata. Se non ricordo male, nel 2020. Ora, ci vanno delle premesse, innanzitutto perché parliamo di un autore, ricercatore, studioso, etnografo e quant'altro, cioè Fosco Maraini, che è un po' un mostro sacro per chi studia giapponese, per chi studia la cultura giapponese, insomma, perché si avvicina a questo mondo. E perché dall'altra parte c'è la figlia, appunto, anche lei scrittrice, che porta avanti l'eredità artistica paterna e la premessa è che quindi si parla con molta cautela. E si parla con cautela anche perché, mea culpa, io di Fosco Maraini conosco solo l'aspetto di etnografo e soprattutto di quanto lo lega al Giappone. Quindi, prima di avvicinarmi a questo libro, non avevo un'immagine a tutto tondo di Maraini e non avevo un'idea della sua esperienza di vita più ampia. In parte sì, ovviamente, perché avendo scorso la bibliografia si sa qualcosa, ma in realtà molte cose che la figlia racconta in questo libro a me erano sconosciute prima. Quindi probabilmente per voi non lo sono, però è un libro che secondo me è molto interessante perché ci accompagna non solo nell'esperienza di Maraini come ricercatore, ma proprio a guardare questa figura in quanto uomo, uomo in molta parte anche fuori dal suo tempo. Non so bene da dove iniziare, proprio perché le riflessioni, il materiale è tantissimo. Sicuramente, ovviamente, da queste pagine esce Fosco nella sua umanità più ampia. Un uomo nato da madre inglese, cresciuto a Firenze, un uomo nato all'inizio degli anni 10, quindi in un'era decisamente lontana da noi, con una mamma, appunto, una mamma inglese, quindi cresciuto in un ambiente sicuramente culturalmente molto alto, culturalmente molto evoluto per molte ragioni, con un'enorme predisposizione alla conoscenza delle lingue, all'apprendimento delle lingue e con un enorme desiderio di conoscere, di muoversi, di spostarsi, di viaggiare nel mondo. Credo sia interessante tenere presente appunto che la voce che ci accompagna in questo cammino è la voce della figlia, perché io qua, ovviamente, proprio per delicatezze varie, per mia poca conoscenza di questo rapporto, non mi sbilancio, ma certamente ne emerge un rapporto molto amorevole, con a volte magari delle difficoltà di comprensione reciproca, ma sicuramente ne emerge l'enorme ammirazione della figlia per l'esperienza di vita del padre. Il percorso che la figlia, che Dacia Maraini segue nel raccontarci quest'uomo, non è un percorso diacronico e quindi che per forza fa delle tappe specifiche nel corso della vita del padre. Ci accompagna sicuramente in due, diciamo, posti del cuore di Fosco, per come ci viene presentato, e ovvero i viaggi e
e la montagna in particolare all'interno di questi viaggi, e la scrittura. E dal titolo stesso, quindi Un padre e una figlia è il sogno della scrittura, viene fuori quanto quest'arte, questa vocazione, questa esigenza quasi sia forte nella vita di Fosco. La figlia ci racconta molto del suo carisma, ci racconta molto della sua predisposizione a viaggiare, ci racconta molto anche delle sue relazioni con la popolazione del posto man mano che ci accompagna in questi viaggi, e soprattutto grazie anche a come è strutturato il testo stesso, siamo portati a raccogliere la voce stessa di Fosco, perché se poi riuscirete a trovarlo, a prenderlo e a leggerlo, il volume è anche graficamente diviso in due font, fondamentalmente quelli in cui a raccontare è Dacia, e quelli invece dove lei riporta i diari paterni, e quindi c'è esattamente la voce di Fosco Maraini così come l'ha letta lei. E in questo senso la scrittura gioca un ruolo apicale, nel senso proprio che al di là dell'aspetto di diaristica di viaggio, quindi di appunti sparsi, di appunti veloci, a volte anche inintellegibili rispetto a quello che stava succedendo, il nucleo che viene fuori è di un personaggio, un uomo, che con la lingua viveva in modo particolare, con la scrittura soprattutto, con l'esperimento linguistico, con appunto i giochi, l'abitudine di scrivere di tutto in vario modo, e quindi di, per esempio, dedicare dei diari ad alcune esperienze specifiche, altri diari dedicati ai viaggi e quant'altro. Quindi la scrittura come fonte di espressione, come creazione artistica, come dialogo con il proprio divino, come dialogo con la propria spiritualità. Qui ci sono delle parti molto importanti, che secondo me sono molto interessanti anche di Maraini, che cerca di offrire al lettore, che in quel caso era un diario, quindi il lettore era se stesso, quindi sono degli appunti, ma cerca comunque di offrire al lettore come una sorta di riflessione mentale, il suo approccio al sacro, il suo approccio al divino, il suo approccio alla dimensione e soprattutto anche della morte e dell'aldilà. Queste sono tematiche che compaiono in tutti i diari che ci vengono proposti in questo testo, in tutti i diari, in tutte le riflessioni che poi anche la figlia accompagna mano a mano che noi leggiamo questi pezzi quasi privati della riflessione di Fosco. È quindi evidente come la scrittura sia non solo uno strumento lavorativo, ma uno strumento di conoscenza verso il mondo, di conoscenza verso se stessi, di conoscenza verso gli altri. Ripeto, scrittura di viaggio, scrittura di campo, perché Maraini in questo, prescindendo da questo testo, ma è sicuramente stato il primo grande etnografo che ci ha dato un materiale ricco, lucido e molto sentito anche sulla popolazione giapponese, in particolare poi anche sugli Ainu, ma comunque è riuscito a restituirci un'immagine nitida e concreta della vita quotidiana giapponese. E in tutto questo la scrittura, appunto, come regina e come forse anche musa, per certe misure, di questa vita alla ricerca, ecco, dovresti dire una vita alla ricerca, quello che emerge da questo racconto, da questo testo. La scrittura, quindi, abbiamo detto, ma anche i viaggi. Prima di tutto la montagna. Dacia ci racconta appunto che il padre è stato un alpinista che ha scalato tante montagne, che ha vissuto a stretto contatto con questo luogo, un luogo che appunto è un luogo sacro per molti versi, che quindi di nuovo sembra andare nella stessa direzione della scrittura, e quindi di una ricerca del contatto con il sacro. Un sacro che non è mai troppo definito religiosamente, anzi è molto libero, è un sacro anche grazie a tutti gli incontri che Maraini fa nel corso della vita. Adesso non stiamo qua a raccontare tutti i viaggi, non c'è spazio in questo video per raccontarli tutti, ma sicuramente avete un'idea, Maraini ha viaggiato per gran parte dell'Asia, famosi sono i suoi viaggi anche in Tibet, in Giappone appunto, e nella penisola, nell'isola di Hokkaido, dove appunto lui ha fatto molta ricerca sugli Ainu. E quindi sicuramente un binomio scrittura e montagna che lui porta in tutti i suoi viaggi e che quindi in qualche misura anche guida i suoi viaggi. A parte questo, poi arriva l'interesse per il Giappone, che è un po' quello che personalmente a me ha fatto avvicinare a Maraini come ricercatore e come etnografo.
pur non conoscendolo assolutamente come uomo. Quindi l'aspetto che è molto interessante è anche vedere come Dacia ci restituisce le memorie del Giappone. Memorie del Giappone che, come sappiamo, sono ambigue in molti casi, nel senso che c'è un periodo, che è quello che arriva fino al 43, dove Fosco vive in Giappone per un certo periodo di tempo, non dall'origine, però appunto per qualche anno prima del 43 Fosco in Giappone perché ha ricevuto un incarico all'università e quindi si è spostato con la famiglia. E come racconta Dacia, vive in questa dimensione, vivono in questa dimensione che sembra quasi ancora non toccata dalla guerra, proprio perché loro sono stranieri in un paese che comunque è alleato a livello dal punto di vista bellico, e quindi la guerra e soprattutto le tragedie belliche italiane o europee che si vivevano qua, così ci racconta Dacia, all'epoca arrivavano in maniera rarefatta. La situazione è precipitata per loro quando si è aperta la questione del campo di prigionia, perché come sapete, appunto, Maraini e tutta la sua famiglia sono stati rinchiusi nel campo di prigionia poi fino alla fine del conflitto, quindi quando fondamentalmente Maraini non ha giurato fedeltà alla Repubblica di Salò. Da lì in avanti sono rimasti all'interno di questo campo. Alla fine del conflitto, ovviamente, con l'occupazione americana, anche loro sono stati liberati. E Maraini ha fatto poi ritorno in Italia, ma ha continuato questo suo rapporto con il Giappone. È molto interessante in questo caso, in questo senso, anche la riflessione che ci offre la figlia, perché lei ci dice, parafrasando, non proprio in questi termini, ma nonostante l'esperienza atroce di sofferenza del campo di prigionia che abbiamo vissuto noi, ma che ha vissuto anche lui in prima persona, il suo amore per questo paese non è venuto meno ed è stato lucido a sufficienza da rendersi conto che quell'evento non era, come dire, non è stato, non era per lui un segnale di un'intera nazione, cioè come dire, è riuscito a contestualizzare quell'evento, pur nella sua immensa drammaticità, e rendersi conto che poi il Giappone in realtà, ma già sul momento in alcuni amici giapponesi che lo aiutavano e cercavano di, come dire, alleviare la sua sofferenza nel campo, ecco, che tutto questo in realtà faceva sì che il suo rapporto con il Giappone abbia potuto continuare poi nei fatti, perché anche solo Ore giapponesi è un testo che ci racconta un Giappone anche successivo, soprattutto poi negli anni 90, quando lui ritorna ancora parecchie volte avanti e indietro. E quindi molto interessante accogliere l'immagine di quest'uomo, che è un uomo molto intellettuale, quindi da una vivacità, un'intelligenza, una brillantezza intellettuale molto marcata, una grande capacità di adattarsi, di muoversi. Ricordiamoci che nel 1912, che quindi i primi viaggi in Tibet, in Giappone, sono stati viaggi della speranza a modo loro, lunghissimi, faticosissimi. Un uomo che, pur arrivando appunto da una società come quella fiorentina dell'epoca di un certo tenore, è stato appunto in grado di entrare a contatto con le più vaste, le più varie forme di umanità nei paesi in cui si è recato, con un'enorme capacità appunto di apprendere la lingua e quindi una grande capacità di entrare in empatia con le persone. Un uomo di cui Dacia non ci nasconde mai neanche, come dire, il fascino maschile, il fascino della conquista, la sua volontà di, pur avendo una moglie, pur avendo una famiglia, riuscire a intessere relazioni altre nel corso della vita. Relazioni che, a quanto ci dice Dacia, erano tutto sommato all'interno di una coppia, possiamo dire, tra mille virgolette, aperta, cioè una coppia che si amava ma che accettava questi momenti, e quindi un uomo che anche emanava grande fascino. Un aspetto appunto che personalmente io non conoscevo, ma che invece la figlia ci riporta in varie occasioni, soprattutto poi raccontandoci anche dopo la separazione dalla moglie, quindi da sua madre, gli incontri con la moglie successiva, che era una donna giapponese. Ovviamente non è un romanzo in senso stretto, quindi è uno sguardo amorevole ma anche lucido su un uomo che nell'ambito degli studi del Giappone è stato un uomo molto importante, ma che in realtà nell'insieme della cultura italiana è stato molto importante proprio per gli apporti di conoscenza verso altre popolazioni, di riflessione sulla lingua, sugli studi linguistici e di contro anche sugli studi etnografici. Quindi
È un testo che può essere letto a spizzichi e bocconi, può essere letto tutto d'un fiato. È molto interessante vedere lo stile di scrittura diaristica di Fosco Marini, proprio perché poi si vede che è una scrittura di getto che poi deve essere rielaborata in un secondo momento e che quindi ci offre un pochino anche lo humor di Fosco sul momento. E poi ovviamente ci mostra la sua capacità, la sua propensione al viaggio e la sua immensa, immane curiosità. Quello che ci resta in questo libro di Fosco è proprio la curiosità, l'amore per il viaggio, l'esigenza, anzi direi più di tutto, per il viaggio, l'amore verso le persone che ha attorno e, come dice la figlia, questa grande umanità, questa grande delicatezza nel porsi verso gli altri, questo sorriso. Ecco, io che non ho mai avuto modo di conoscere Maraini, quello che porto a casa è un'immagine di uomo come quella che c'è sulla copertina del libro. Allora, io vi lascio qui con questa immagine. So che è un video molto veloce per un uomo così importante, ma d'altronde non è un video sull'uomo, è un video sul libro. Quindi se questo libro può interessarvi, io vi chiedo un thumbs up. Se invece l'avete già letto, vi aspetto nei commenti perché voglio sapere cosa ne pensate e che immagine di Maraini vi è rimasta più addosso. Non ho parlato tanto di Dacia perché questo libro non è su di lei, è in parte la sua esperienza, ma è soprattutto il suo sguardo sul padre. Quindi, se poi volessimo ampliare il discorso, lo facciamo in un altro video. Però, come sempre, se vi siete iscritti vi ricordo la campanellina, se non vi siete iscritti potreste farlo così continuiamo a parlare insieme e per ora vi ringrazio tantissimo, vi bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!